Diciamo che questa è una rappresentazione dell'evaporazione vista dal punto di vista proprio delle piante, degli ecosistemi, dovuta a un fisico russo che si chiama Budico. Allora, l'equazione della massa mi parte dalla scrittura dell'equazione del bilancio di massa. S in questo caso è la massa di acqua. Dice la variazione nell'intervallo di tempo delta T nella massa di acqua è uguale a che cosa? L'evapotraspirazione meno l'evapotraspirazione, più la precipitazione meno la portata. Chissà perché ho sbagliato i segni. A volte. Ok. Sono sbagliati anche qua, ma la precipitazione è più, va dentro, l'evapotraspirazione va fuori e meno, e la Q va fuori e meno. Ok. Sì, dopo Q lo posso pensare decomposto come avevo fatto in altre situazioni, nel deflusso superficiale, subsuperficiale e sotterraneo. Ok, sotterraneo oppure chiama anche la ricarica delle falde, così. Allora cosa dice Budico? Beh, adesso dice, io non sono veramente interessato al bilancio di una singola pianta o all'idraulica di una singola pianta. Quello a cui sono interessato è calcolare l'evaporazione, che ne so, su tutta l'Europa o su tutta l'Italia. Perché? Perché quello che mi interessa è l'effetto climatico di questa cosa qua. Allora, consideriamo un'area sufficientemente grande, per esempio superiore a 1000 km quadrati. Siccome sono interessato al clima, non sono interessato neanche alla variazione istantanea dell'evaporazione. Quindi considero un tempo molto lungo, molto maggiore di un anno. Ok, ogni tanto ci sono anche questi effetti che mi compaiono, che credevo di aver eliminato. Ok, adesso l'equazione è scritta con i segni giusti. Come vedete, beh, dico, allora cosa faccio? Meglio nel mio calcolo di evaporazione su questo volume di controllo, che ha queste dimensioni, area più grande di 1000 km quadrati, variazione temporale superiore ad un anno. E per questo ci ho messo delle barrette sopra. Scritta così, che cosa possiamo dire? Qual è l'evaporazione massima che possiamo ottenere da questa formula? Beh, quando tutti i termini che comportano il segno meno sono zero. Diciamo che trascurare l'ultimo, Budico considerava ragionevole che l'ultimo termine fosse zero su una media temporale molto lunga e su un'area molto grande. Questo perché se non fosse così, se la media non fosse approssimativamente zero, o comunque la quantità trascurabile, dovremmo vedere la formarsi dei laghi o dei deserti su scale decadali, cose che noi non osserviamo. Cioè delle decadali di decine di anni. Allora, quel secondo termine è zero, ma anche quando ho l'evaporazione massima, quando praticamente tutta la precipitazione mi va in evaporazione. Considero anche il bilancio di energia. In questo caso il bilancio di energia, che qui ho chiamato delta E, scusatemi, è uguale a cosa? La radiazione netta, siamo abituati, meno l'evapotraspirazione misurata in termini di energia, meno H, che è il calore sensibile. Anche qua, quando posso rigirare la mia equazione e posso chiedermi qual è il massimo di T che ho qua dentro, beh, intanto posso osservare che il massimo di T ce l'ho quando H è uguale a 0 e quando delta E è uguale a 0. Quindi, in generale, il massimo di T ce l'ho quando lambda, che qui ho chiamato lambda E, ma è il solito lambda di prima, per T
è uguale alla radiazione. Quando tutta la radiazione, l'energia introdotta con la radiazione, mi va a produrre evaporazione. D'altra parte però, l'ETmax, come mi veniva fuori dall'equazione di prima, era uguale alla precipitazione. Quindi ho questa disuguaglianza, che la radiazione è maggiore o uguale al contenuto energetico della evaporazione massima, che è uguale a lambda per P, che è la precipitazione. Queste sono due equazioni semplici. Qui sono andato a valutare quali sono i limiti imposti dall'energia e dall'acqua sulla mia evaporazione. Prendo l'ultima equazione e la divido per lambda E, quindi ho R con N diviso lambda E sempre maggiore di ET. E quindi ET massimo è Rn diviso lambda E. O meglio, ET massimo, che cosa è uguale? È uguale a R con N diviso lambda E, oppure se questo è più grande di P, è P. Cioè questo primo ET massimo qua, dal punto di vista della radiazione, è O2 ET massimo. Il primo ET massimo è quando l'evaporazione è uguale alle precipitazioni. Il secondo ET massimo è quando ET è uguale a R con N diviso lambda E. E quindi ET massimo non può che essere il minimo di P o di Rn diviso lambda con N. Ho due fattori che mi limitano l'evaporazione. Uno è la quantità di acqua. Per la quantità di acqua l'evaporazione non può essere più grande di P. L'altra è la radiazione. Dal punto di vista della radiazione, l'evaporazione non può essere più grande di R, di tutta la radiazione che ricevo diviso lambda, che è il fattore di conversione dall'energia alla massa. Posso anche scrivere in una forma diversa questa cosa, posso dividere tutto per P. E dire che la radiazione, che ho scritto massimo qua, minimo, è il minimo di questi due numeri qua. Ragazzi, a volte le cose sono più, la vita è più difficile di quello che compare. Cioè, posso prendere l'equazione con il minimo lì, dividere tutto per P, questo caso qua rimane minimo, non è massimo. P diviso P mi fa 1 e divido per un numero maggiore di 0, quindi è una disuguaglianza, cioè questa cosa mi rimane uguale, non cambia minimo e massimo. ET massimo diviso P, primo membro 1 qui, e qui RH diviso lambda EP. Questo RH diviso lambda EP lo chiamo, definisco una nuova variabile che si chiama indice di abilità di Ludico. Ed è un numero adimensionale. Perché ho scritto max di 1? Forse sto ragionando in questo momento in modo sbagliato. Forse c'è proprio il massimo, ma adesso ci pensiamo. Allora, se phi è minore di 1, se phi è minore di 1 siamo in questa zona. Se phi è minore di 1 significa che Rn è minore di lambda p, dalla formula di prima. In questa parte qui è la radiazione che limita che limita la precipitazione, e la curva
per phi minore di 1 la curva sale esattamente sulla bisettrice. Se phi è maggiore di 1, viceversa, qui non posso continuare a evaporare secondo questa linea qua, perché non ho abbastanza energia. Mi devo fermare sul valore 1, Rn phi uguale a 1. Quindi suddivido il mio diagramma ETP band P diviso P su phi in questo modo qua. Praticamente queste aree che mi risultano rappresentate rappresentano tutti i possibili casi di evaporazione che io posso avere. Per phi minore di 1 i miei luoghi sono detti water limited, limitati dalla disponibilità di acqua. Per phi maggiore di 1, il contrario, per phi minore di 1 sono energy limited, per phi maggiore di 1 sono water limited. È la disponibilità di acqua che mi impedisce l'evaporazione. Se noi andiamo ad analizzare dei casi specifici facendo delle misure, misurando possibilmente tutte le quantità, qui vedete tratteggiata la curva, sotto è riportato quello che viene chiamato R diviso P, ma è proporzionale al il coefficiente di Budico. Vedete che tutti i nostri ecosistemi che traspirano stanno al di sotto delle curve limite. Allora qualcuno in letteratura si dice: beh, ma queste curve limite le posso interpolare con una curva F di phi di qualche tipo. Se io conoscessi quella curva di F di phi, a questo punto sarei anche a posto, perché saprei che l'evapotraspirazione è P per F di phi. La produzione del runoff è P per 1 meno F di phi. E siccome queste curve qui, come dice Mademoiselle, dice quasi tutti i sistemi che compaiono, i dati sembrano addensarsi in quella zona, in prossimità del limite, ma no. E quindi in questo caso quelle curve di Budico con F di phi sono viste come la pietra filosofale per interpretare i bilanci su grande scala. C'è una bella vasta parte di letteratura che cerca di capire come sono fatte queste F di phi e in questo modo risolvere il bilancio su grande scala. Quindi con ragionamenti semplici che evidentemente contengono delle cose nascoste, si può arrivare a determinare, come dire, il bilancio idrologico su grande scala, e questa ipotesi di Budico ha in letteratura un grande fascino, tant'è che ci sono tantissimi articoli che hanno a che fare con questo. Mi piace soprattutto agli ecologi imparare questa cosa, perché tutta la complessità che io oggi vi ho illustrato, che ha a che fare con tutta la parte di traspirazione, in qualche modo scompare qui. Perché sembra che sia una curva magica che dia risposta del comportamento di tutti gli ecosistemi. Perché improvvisamente sono passato a parlare di ecosistemi? Perché quando parlo di traspirazione in particolare parlo di ecosistemi che si evolvono e poi legati alla traspirazione c'è la fotosintesi, eccetera, 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 eccetera. E direi che per oggi mi potrei anche fermare.